Si chiamava Augusto Dalmas Bonato, aveva solo 10 anni di età, era un dolce e meraviglioso bambino morto dopo un incidente devastante che si è verificato giovedì sera a Campo Largo, ci troviamo in Brasile. Pensate che il ragazzino stava facendo l'albero, come tanti ragazzi oggi come oggi fanno, l'albero di Natale, e purtroppo è morto folgorato a 10 anni di età. Il corpo è stato trovato privo di vita dal padre, che ovviamente è rimasto scioccato, deluso e amareggiato nel vedere il corpo dell'amato figlio lì, inerme e incapace di avere vita. Una morte insomma agghiacciante che ha lasciato uno strascico importante proprio nei genitori, o meglio nel padre di questo giovane ragazzino che è rimasto sconvolto, scioccato, amareggiato e deluso. Ovviamente si preparerà nel futuro prossimo a dare l'ultimo saluto nel funerale che ci sarà nei prossimi giorni. Non si sa se verrà fatta un'autopsia, ma sta di fatto che la certezza è che l'uomo, il bambino, sia morto folgorato. Ciao a tutti, Augusto. Che tu possa riposare in pace. Amen.